Ciao a tutti e bentornati su Focus. Il video di oggi è la parte 2 del nostro viaggio in Giappone. Se vi siete persi la prima parte la trovate nella scheda qui in alto e anche sotto in descrizione. Nel video di oggi quindi abbandoniamo Tokyo, abbandoniamo la capitale, le grandi città, affittiamo una macchina, prendiamo treni, insomma un po' di spostamenti con vari mezzi per spostarci fuori dalle grandi città, verso il Monte Fuji, nella natura, per appunto scoprire anche le parti un po' più rurali, i villaggetti piccoli, le cittadine, le perle un po' nascoste del Giappone per raccontarvi appunto un Giappone più rurale, più autentico, attraverso foto. Quindi non ci dilungheremo a parlare, le immagini parleranno per noi. Voglio ricordarvi che tutte le foto a colori su sfondo bianco sono realizzate con la Canon R6 e il 2405 F4 F7.1 e tutte le foto in bianco e nero con sfondo nero sono foto fatte con l'iPhone 15 Pro Max Street utilizzando o la funzione 35 o il 48, quindi il 1,5x o il 2x dell'iPhone e poi editate sul JPEG, non in RAW, direttamente su iPhone e poi montate nel video. Buona visione!
Eccoci arrivati anche alla fine di questa seconda parte. Grazie per aver viaggiato con noi attraverso il Giappone rurale e speriamo che le foto vi siano piaciute. Se vi sono piaciute le foto, mettete un mi piace al video. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per sapere quando si sarà pubblicata la terza parte di questo video, in cui lasceremo il Giappone rurale per spostarci nelle due altre città più grosse del Giappone, Kyoto e Osaka. Venite con noi anche in questo viaggio. Alla prossima, un saluto da Focus.